dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Non dimentichiamo che Gesù è l'unico pastore che ci parla, ci conosce, ci dà la vita eterna e ci custodisce. Noi siamo l'unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di ascoltare la sua voce mentre con amore egli scruta la sincerità dei nostri cuori. E da questa continua intimità con il nostro pastore, di questo colloquio con lui, scaturisce la gioia di seguirlo, lasciandoci condurre alla pienezza della vita eterna.